il secondo volume di Marvel Made in Italy, prodotto da Panini Comics, creato e concepito dal nostro impavido editor, coordinatore editoriale Matteo Losso, con una bellissima copertina inedita che raffigura i tre vendicatori fondamentali, Capitan America, Thor e Iron Man. Presenta un po', il catalogo di tutti gli autori, italiani che stanno lavorando, lavoreranno, hanno lavorato per, la Marvel. E ci sono una serie di storie molto godevoli, con personaggi vari, da Deadpool a un What If, a molte altre, il Doctor Voodoo per esempio, l'Uomo Ragno, mescolato a interviste, schede, fotografie, informazioni su un vero esercito di personaggi. Ed è veramente una lettura interessante perché probabilmente oggi l'Italia è il paese che più autori sta dando alla Casa delle Idee. Ci sono alcune chicche molto interessanti, c'è il mio amico Stefano Gaudiano che è un italiano che in realtà vive in America, che ho conosciuto tantissimi anni fa, che è stato da tanti anni uno dei miei migliori amici, c'è Andrea Mutti che ha lavorato con noi anche su fumetti non Marvel, abbiamo pubblicato fumetti della Soleil suoi, nonché ha collaborato al progetto Vasco Rossi, più altri autori nuovi come Elia Bonetti, ma ce ne sono veramente tantissimi. Jacopo Camagni, che è un altro amico, perché poi alla fine è buffo che, essendo questi autori italiani, sono spesso personaggi che co si conoscono, che vengono alle fiere, quindi è veramente un libro di grande interesse, di grande accessibilità. Denis Medri, che ha lavorato con noi a X Campus, Roberto Di Salvo, Matteo De Longhis, Marco Castiello, sono tantissimi autori che sono tutti trattati, e per chiunque ami il fumetto italiano, ami il fumetto Marvel, vuole scoprire come si entra nella Casa delle Idee, questo penso che sia un volume assolutamente imperdibile. In fumetteria, 13 euro, 144 pagine da questo mese.